Buongiorno a tutti. In questa lezione vediamo come diciamo, è espressa, come è indicata l'energia potenziale elettrica e il potenziale elettrico. Questi sono due concetti quindi, legati ai fenomeni elettrici in analogia con ciò che accade per il campo gravitazionale, che ricordo essere quindi, quello campo gravitazionale, essere un campo conservativo. Che significa essere conservativo? Che il lavoro compiuto non dipende dalla traiettoria, ma solo dalla distanza. Quindi che se per andare da un punto A a un punto B, in realtà ciò che conta è solo la distanza. E se ricordiamo per i campi conservativi, come appunto il campo gravitazionale, vale che la variazione di energia, diciamo, potenziale, diciamo, in questo caso, è data dalla meno il lavoro. Beh, il campo elettrico, anch'esso, è un campo conservativo. Quindi scriviamo quindi, campo elettrico. Il campo elettrico è un campo conservativo. Questo quindi sta a indicare, come indicato anche per un campo gravitazionale, che il lavoro compiuto per andare, quindi in questo caso per muovere una carica da un punto A a un punto B, non dipende dalla traiettoria, ma solo alla distanza. Quindi se per andare da A a B anche la nostra carica facesse questo percorso così, va bene? Ciò che conta quindi è semplicemente la distanza, questo indichiamo. Quindi anche se il percorso è chiaramente più lungo. Invece per i campi non conservativi, come quelli legati alle forze d'attrito, ad esempio, il lavoro dipende assolutamente dal percorso, perché più è lungo il percorso, più chiaramente quella forza esprime un'energia maggiore. Invece nei campi conservativi non conta, dicevamo, la traiettoria. Quindi anche per il campo elettrico vale il fatto che la variazione di energia potenziale è data da meno L. Beh, adesso cerchiamo di capire come è fatta questa variazione di energia potenziale. In realtà introduciamo subito un'altra grandezza che è il potenziale elettrico. Va bene, elettrico, che viene, diciamo, indicato solitamente con V o quello che ci serve, la differenza di potenziale elettrico, quindi il delta V, che è data dalla variazione di energia fratto la carica di prova. Anche qui vedete c'è un'analogia, vi ricordate l'energia potenziale gravitazionale era data da M per G per A. Diciamo, la parte fissa, se vogliamo, che indicava il potenziale era data da GH, poi la presenza di una determinata massa o una massa maggiore faceva sì che il potenziale gravitazionale aumentasse. Beh, qui in analogia, quindi anche qui dicevo, sottolineiamo il fatto che la presenza di quell'energia, quindi manifestarsi poi di quell'energia, era legata alla presenza del. Così sarà effettivamente per il campo elettrico, cioè il manifestarsi di quell'energia è legato alla carica di prova che diciamo abbiamo. Infatti, che cosa potremmo quindi dire? Che se volessimo ad esempio spostare, quindi abbiamo un campo, diciamo generato da una carica Q piccolo, indichiamo positiva. Adesso sono gli assi X e Y, quindi la andiamo a posizionare nel centro degli assi. Abbiamo una carica di prova, quindi anche questa positiva Q0, diciamo messa a una certa distanza. Se noi volessimo andare a spostare quindi questa carica dal punto A ad un punto B, va bene. Ok.
Quindi che cosa avremmo? Quindi chiaramente avremmo una situazione di questo tipo, cioè che quella carica tenderebbe a muoversi con una certa velocità, diciamo, in modo repulsivo, che anche la carica di prova, dicevamo, è dello stesso segno così. Beh, che cosa potremmo dire? Che quindi diciamo, la carica di prova sarebbe soggetta a che cosa? La forza di Coulomb, quindi data dal nostro K, vi ricordate 1 su 4 pi greco Q0, Q0 per Q fratto RA al quadrato. Beh, se andassimo a calcolare quindi la variazione di energia potenziale, che possiamo indicare QA meno QB, beh, che cosa avremo? Avremo K per Q0 per Q fratto RA meno K per Q0 per Q fratto RB, dove diciamo possiamo arrivare a vedere perché UA e UB sono di questo tipo, perché vedete UA sarà fatto in questo modo, cioè sarà K per Q0 per Q fratto R quadro, sì, qui c'è un lavoro che viene compiuto, no? Quindi è come fosse la forza per lo spostamento, diciamo che lo spostamento è R, e quindi otteniamo, vedete, questa situazione. Quindi questa è UA, che in maniera analoga possiamo ricavare UB. Quindi andando a ricordando la formula che abbiamo indicato prima, cioè che il delta V, scusate, quindi la variazione di potenziale. Quindi la differenza potenziale data da delta U su Q0, che cosa possiamo ottenere? Quindi mettiamo in evidenza U su Q0 per, abbiamo detto, UA meno UB. Quindi questa è delta U, la variazione. Quindi abbiamo 1 su Q0 per questa roba qui, no? Quindi K per Q0 come prima variazione per Q fratto RA, meno in maniera analoga, diciamo, vabbè, continuo sotto, meno K per Q0 per Q fratto RB. Va bene. Qui chiaramente possiamo mettere in evidenza il Q0, quindi si andrà a semplificare, rimane K per Q fratto RA meno K per Q fratto RB. Mettendo in evidenza abbiamo K per Q, 1 su RA meno 1 su RB. E questo, diciamo, è già questa, se vogliamo, l'espressione che ci va a indicare qual è la variazione, la differenza di potenziale, che otteniamo nello spostare una carica da una posizione. Al grafico, da una posizione A a una carica di prova, da una posizione A a una posizione B, soggetta alla forza di Coulomb, quindi dovuta a un campo generato da invece la carica, diciamo, Q piccolo. Quindi più in generale potremmo dire che il potenziale, quindi per esempio calcolato dal punto A, quindi vedendo appunto questa cosa, questa relazione è data da K. Va bene, perché questa indicata, diciamo, era delta V, quindi era appunto proprio UA meno VB. Quindi questo qui, diciamo, è l'espressione del potenziale elettrico. Qual è la sua unità di misura? Beh, se andiamo a vedere, veramente l'avremmo potuto fare già prima, cioè vediamo un po' di ritrovare la relazione, eccola qua. Delta V era delta V fratto Q0. Allora, quindi vediamo l'unità di misura. Beh, delta U è una energia, quindi non joule. Q0 era una carica, quindi sono coulomb, e quindi joule fratto coulomb, che prende il lume anche quindi volt. Va bene? Quindi c'è, diciamo, una situazione particolare in cui, come dire, la grandezza ha una, quindi lo troveremo, vale 10 volte, ok? Però nel contesto si riesce sempre a capire
se parliamo dell'unità di misura o della grandezza. Adesso, vediamo adesso la situazione in cui una carica di prova è soggetta a un campo uniforme. Per esempio, la situazione potrebbe tranquillamente essere quella in cui abbiamo due armature, già abbiamo visto che deve essere un dispositivo che si chiama condensatore, cariche qui diciamo con la carica più Q e qua carica meno Q, posta a una certa distanza. Beh, che cosa potremmo vedere? Che quindi se avessimo qui una carica di prova, diciamo, che parte da un punto A e deve arrivare a un certo punto B, quindi questa è la distanza che deve essere compiuta, beh, sappiamo che il lavoro compiuto, diciamo, per far andare la carica dal punto A, mettiamolo in blu, al punto B, è data dalla forza per lo spostamento, ma la forza ci ricordiamo che in un campo uniforme, anzi dalla definizione di campo se vogliamo, ricordate, era data la forza diviso la carica di prova che chiamiamo Q0. Quindi ricavando la F da qui abbiamo F uguale il campo per Q0. Andando a sostituire qui dentro, quindi abbiamo che il lavoro uguale a E per Q0 per la B. Quindi se andiamo invece adesso a calcolare la variazione di energia, ricordate, avevamo detto prima che il delta U è data da meno L, quindi avremo che quindi è data da meno E per Q0 per B. Quindi la variazione di energia è data quindi da questo prodotto diciamo di diversi termini, quindi il campo elettrico, la carica di prova per la distanza percorsa, quindi la distanza per spostare la carica quindi Q0 si trovava qui, e poi quindi, il lavoro per andare nel punto B, quindi per B che è la distanza da in B. Distinguiamo adesso solo due casi, e cioè quello in cui la carica Q0 fosse positiva. Quindi in questo caso diciamo, possiamo vedere come il delta U verrà più Q0 per E per delta T. Invece nel caso in cui la carica appunto è negativa avremo la stessa relazione indicata prima, quindi meno Q0 per E per D. Riassumiamo quindi un po' quanto visto in questa lezione, quindi, che cos'è il potenziale V e invece l'energia potenziale. Beh, l'energia potenziale che appunto abbiamo visto potremmo indicare come Q0 per V è data da K per Q0 per Q fratto la distanza R, cioè che significa che se abbiamo due cariche poste a una certa distanza R, queste hanno un'energia potenziale di questo tipo, quindi con questa formulazione. Invece il potenziale elettrico che si crea appunto diciamo ad una certa distanza R da una carica generatrice è data, quindi lì scompare il termine Q0, avremo K per Q fratto R. Va bene? Quindi vedete un po' la formulazione, infatti se inseriamo qui dentro otteniamo la stessa cosa. Quindi questo era diciamo il potenziale in un punto, qua invece l'energia potenziale. Va bene.